Buongiorno a tutti. Oggi ci dedicheremo al gambetto Stafford e vedremo perché non giocarlo con la speranza di salvare molte partite di eventuali ascoltatori o con la speranza di aiutare appunto a ottenere un vantaggio contro questo gambetto obiettivamente dubbio. Allora, innanzitutto, nell'era di internet. Adesso c'è una iperinformazione, ovvero c'è troppa informazione e ho tantissimi allievi, anche stranieri, quindi che hanno fonti di informazione, non parlo di youtuber italiani, ma parlo anche di video su YouTube in inglese o in altre lingue. Dove appunto gli youtuber fanno vedere alcune aperture strane, un po' dubbie, che sono dei trucchi, ovvero se l'avversario sbaglia vinciamo subito. Oppure adesso anche dei giocatori fortissimi, magari ora che ci sono tanti tornei online, su internet giocano delle aperture dubbiose perché sono partite bullet a 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti e quindi non succede nulla e addirittura loro nascondono le loro armi vere che poi usano nei tornei. Il problema è quando il giocatore è principiante alle prime armi, principiante non c'è nulla di male, principiante perché inizia, si approccia e prende appunto prende per buono un'apertura dubbia e pensa di giocarla magari in un torneo a tempo lungo con la speranza di vincere subito. In questo caso l'esperienza potrebbe finire davvero male. Vediamo per esempio un esempio di un'apertura ultimamente in voga che è il gambetto Stafford. Dopo e4 e5, cavallo f3, cavallo f6, cavallo per e5, che questa sarebbe l'apertura russa o Petrov. Recentemente di moda cavallo c6, che è stata giocata da alcuni giocatori molto forti come Lucas Van Forrest, olandese Lucas Van Forrest, che ovviamente la gioca in partite da torneo blitz o bullet senza nulla in palio, senza elo, senza premi probabilmente. E alcuni youtuber, per esempio il famoso youtuber Erik Rosen, che però probabilmente la gioca anche lui online e per dare spettacolo. Ok, cavallo c6, il nero non recupera il pedone in e4 e dopo cavallo per c6, d per c6, nero rimane con un pedone in meno con la struttura doppiata. Ecco, il nero ha un pochino di sviluppo, però questo vantaggio di sviluppo se il bianco gioca bene non è sufficiente. Ora vediamo perché il giocatore alle prime armi potrebbe essere, diciamo, invogliato a giocare questa apertura. Ci sono dei trucchi carini. Per esempio, se il bianco si sviluppa normalmente, gioca cavallo c3, come sappiamo fare tutti, alfiere c5, alfiere c4, a questo punto il nero ottiene un attacco terribile. Quindi lo sviluppo più naturale del bianco forse addirittura perde. Il punto f2 viene preso di mira. Quindi il bianco minaccia, il nero minaccia di prendere in F2 con conseguenze devastanti per noi e se noi arrocchiamo, che è la replica tipica, arriva donna H4 con attacco su F2 H2 e il nero vince perché si minaccia matto. Se il bianco difende F2, ebbene prende matto, se il bianco gioca H3, cavallo per F2. Ora la donna è sotto attacco, ci sono minacce di scoperte contro il re. Se il bianco sposta la donna, perderà per esempio su donna e2, cavallo per h3, scacco di scoperte, scacco doppio, re da qualche parte, cavallo f2, altro scacco doppio di scoperta, re g1 e donna h1 matto. Questa sarebbe una fine atroce per il bianco. E quindi il nero potrebbe vincere in modo molto facile, senza pensare una sola mossa con la sua testa, tutta con la preparazione, se il bianco gioca appunto mosse sbagliate, ovvero alfiere c4, uno gioca cavallo g4, donna h4 e il gambetto Stafford vince.
Vediamo altri trucchi che possono scaturire da questa apertura. Dopo cavallo per c6 di per c6, che sono le mosse da cui si origina appunto la variante principale del gambetto, questo famoso gambetto. Se continuiamo con cavallo c3, alfiere c5, qua giochiamo d3, con un'altra mossa tipica di sviluppo, cavallo c4. Ora, come difendere f2? Sono dei problemi. Su f3, cavallo f2 un doppio attacco. Alfiere e3 non è certo lusinghiera, perché come minimo il nero può recuperare il pedone con vantaggio, perché il nero ha la coppia degli alfieri, il re bianco non sa dove arroccare. Ci sono anche altre mosse, per esempio donna h4 per provocare g3, donna g5, il pedone in e3 prima o poi cadrà. La situazione per il bianco, diciamo che non è delle migliori. Il nero sta meglio. Oppure il nero gioca alfiere e2. E donna d4, per esempio, è già un contrattacco che recupera subito un pedone. Che se la posizione bianca non è male, il bianco può arroccare, però il nero ha ristabilito la parità di materiale, che per il gambetto Stafford, appunto, non è male. Vediamo altri trucchi che ci possono essere in questa apertura. Per esempio, se il bianco inizia con d3, alfiere g5, alfiere 2, a questo punto la mossa più giocata è la brillante H5, perché alfiere 2 vuole difendere la casa in G4 e per questo motivo il nero vuole rafforzare il suo controllo su questa casella. Ora, per esempio, se il bianco continua a giocare la mossa naturale arrocco, seguendo i principi dallo sviluppo, quindi facendo qualcosa che tutti farebbero, può seguire cavallo G4 con un certo attacco. Anche su cavallo c3 avrei potuto seguire cavallo g4 con un certo attacco. E ora per dire, non so se il bianco gioca alfiere per g4, h per g4, ora il bianco non sa bene dove arroccare perché si è aperta la colonna h, se il bianco arrocca corto segue donna h4 con attacco su h2, pressione su f2, il nero vuole arroccare lungo. E c'è un po' di compenso per il pedone. Il nero può vincere molte partite, di fatto. Se il bianco arrocca corto ora, il nero continua con cavallo c4, appunto, con l'idea di mettere appunto qua la donna. Se il bianco cattura, sempre c'è attacco lungo la colonna H, è estremamente pericoloso. Se il bianco allontana, prova ad allontanare il cavallo con h3, il nero lo può sacrificare, il nero può continuare con donna d6, minacciando donna h2 matto. Ora, se il bianco commette un altro errore naturale, che è catturare il cavallo, il bianco per restare in partita dovrebbe giocare e5, però è difficile da vedere. Dopo h per c4, il nero gioca h per c4, e ora ci sono minacce imparabili lungo la colonna h. Si minaccia matto, se il bianco prova a scappare, viene comunque il re viene comunque catturato. Se il bianco gioca g3 con l'idea di intercettare la donna, purtroppo le agonie del bianco finiscono per via di donna per g3 matto. Quindi, per esempio, un youtuber potrebbe presentare questo video, un video così per il nero, dice il gambetto Stafford, giochiamolo, ci sono queste tre varianti che vincono. Oppure magari un giocatore fortissimo potrebbe averlo giocato a un minuto, in un torneo a un minuto, e tutti lo prendono, diciamo, come modello, però non sanno che magari è stata giocata una volta come fattore sorpresa ed è una cosa che non si ripeterà più. O lo gioca per scherzare in un amichevole. E quindi noi dobbiamo sempre cercare, quando cerchiamo di analizzare un'apertura di scacchi, di adottare il principio della falsificazione. Come diceva il filosofo Karl Popper, quando una teoria deve essere falsificata, cioè noi dobbiamo, quando noi cerchiamo di scegliere una mossa, una variante di apertura, noi dobbiamo cercare di trovare la confutazione, dobbiamo aspettarci che l'avversario gioca bene e dobbiamo cercare appunto
la mossa meno peggiore. Poi la mossa meno peggiore è anche la migliore. Cioè non è che dobbiamo fare una mossa che è un trucco, se l'altro sbaglia noi vinciamo e altrimenti andiamo a stare peggio. Per esempio un grande teorico dei nostri giorni, Anish Giri, lui dice che crede nella forza appunto delle varianti teoriche, pensa che contro chiunque si giochi, che si giochi contro l'elite mondiale, contro giocatori, amatoriali, bisogna comunque cercare di giocare sempre la mossa migliore. Anche Bobby Fischer diceva che lui credeva nelle buone mosse. Quindi proviamo a falsificare il gambetto Stafford. E4, E5, cavallo F3, cavallo F6, cavallo per E5, cavallo C6, cavallo per C6, D per C6. A questo punto giochiamo D3. Giochiamo D3 per, diciamo, consolidare la catena di pedoni e per giocare velocemente alfiere E2, controllando la casella G4. Ora il nero continua con alfiere C5, alfiere E2. A questo punto il nero continua con H5, ecco, cosa fare adesso? Per esempio adesso giochiamo la semplice mossa C3. Sono altri modi di giocare, ma basta una confutazione per avere successo. C3, la mossa tipica che c'è anche in alcune varianti dell'italiana, il bianco si prepara ad occupare massicciamente il centro, chiudendo la diagonale all'alfiere, sottraendo la casa in D4 alla donna e preparando sia a creare una catena di pedoni centrali importantissima. Allora, nell'apertura ci sono alcuni principi, il vantaggio di sviluppo, ma anche il controllo del centro, controllo barra occupazione del centro, il vantaggio del materiale. Bianco il vantaggio del materiale ha l'occupazione del centro che già da sola compensa lo sviluppo. Ora, se per esempio il nero continua a giocare, non so, cavallo G4, noi giochiamo D4, tutto ha un effetto boomerang, cioè il nero non ha ottenuto nulla con questa cosa. Se ora il nero continua a giocare, per esempio, se il nero ritira, diciamo, se il nero ritira l'alfiere e attacca H2, giochiamo E5 e la posizione è disastrosa per il nero. Cioè, ora il nero ha tutti i pezzi messi male, il bianco si sviluppa o cavallo D2, per andare in F3 e E4, per poi eventualmente anche arroccare lungo, lasciare il re al centro, anche H5 era in presa, ed è il bianco che ha compenso per avere materiale in più, cioè il bianco ha un pedone in più e sta anche meglio di posizione, quindi ciò è disastroso per il nero. Un'altra cosa, per esempio, se il nero continua a insistere a giocare donna H4, faccio un bel effetto boomerang, C3, e nero si ritrova con tutto in presa. Su donna H3 il bianco, per esempio, può catturare il cavallo, oppure, no, meglio ancora catturiamo l'alfiere, che sto dicendo. Il bianco cattura l'alfiere e nero non ha compenso sufficiente per il pezzo in meno, perché su donna G2, torre F1, tutto è difeso e il bianco ha un vantaggio. Su donna H3... anche alfiere F1 intrappolando la donna non è male, no? Come ulteriore computazione, ora che ci penso. Se la donna va in F6, come è successo in varie partite, F3. E il nero ha tutti i pezzi sotto attacco. In qualche partita nero ha provato a giocare H4, ma sia che il bianco giochi torre G1 o che il bianco semplicemente catturi il cavallo, e poi fare il matto, già non c'è più compenso, su torre per H2, possiamo giocare torre G1, anche catturare il pedone, ora giocare la migrazione del re di Petrosian, re di 2, per poi andare a sbarazzarsi dell'unico problema, il pedone in H2, alla lunga vincere la partita con l'immenso vantaggio di materiale. Il bianco ha una partita completamente vinta. Quindi questa variante non funziona. Il bianco, usando il suo pedone in più per occupare massicciamente il centro, confuta, diciamo, il gioco del nero. Se il nero gioca alfiere G4, il bianco può fare H3, perché no? Il bianco non dispiace cambiare i pezzi. Ora dov'è il compenso per avere un pedone in meno? E se il nero giocasse, non so, se il nero provasse subito cavallo G4, perché non cambiare i pezzi? Su mosse come donna H4,
Una combinazione che però porta solo a dei cambi. Il bianco sviluppa la donna, su donna per G4 o su alfiere per G4, il bianco offre il cambio di pezzi e il bianco ha un pedone in più senza compenso. Queste semplici varianti, appunto, sono una confutazione sufficiente di questo gambetto. E potrebbero servire come arma se lo doveste affrontare in una partita online o da torneo, e spero che possano essere un consiglio per non giocarlo, perché ripeto, magari si gioca in un torneo, si studia, funziona una volta, poi la partita va sui database, l'avversario si prepara e poi la festa è finita. Oppure l'avversario magari lo sa già e anche la prima volta, già dalla prima volta, l'esito potrebbe essere malinconico. Non dimentichiamoci appunto che il livello di preparazione sta crescendo e quindi molti giocatori sono più preparati di quello che pensiamo e non si possono battere con trucchi molto facili. Detto questo, prossimamente vedremo alcuni punti, alcuni metodi affidabili per studiare l'apertura senza incappare in brutte sorprese. Spero che questo video possa essere utile e ci vediamo presto. E ora per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!